Benvenuti a questo nuovo webinar con Pietro Pacello. Quindi stiamo portando avanti una serie davvero molto 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 interessante. Stiamo anche ricevendo diversi complimenti che poi ti rigiro direttamente, Pietro. Quindi congratulazioni e complimenti per questo percorso che stai portando avanti. Parlavamo appena prima del collegamento proprio del numero delle slide che di volta in volta si va ad aggiungere, quindi c'è anche la possibilità per voi di ottenerle. Per tutti i riferimenti riguardante Swissquote, l'attività di trading, come possiamo aiutarvi se siete o non siete nostri clienti, volete diventarlo oppure se lo siete già e volete avere qualcosa in più, questo è il riferimento del collega Dante Buonsanto, quindi dante.buonsanto@swissquote.com, che segue per Swissquote tutti i clienti o chi vuole diventare cliente, vuole ottenere più informazioni, soprattutto appunto per la lingua italiana. Quindi questi sono i suoi riferimenti. Trovate anche il numero di telefono, il sito ovviamente swissquote.com, che in 10 lingue, basta selezionare l'italiano. Anzi, se vi collegate dal Ticino in automatico con il riconoscimento dall'IP, dovreste già vederlo in italiano. Una cosa che va fuori dal sito swissquote.com/blog, però ci tengo anche perché tanti articoli li scrivo io, è il nostro sito, è il nostro blog educational. Qua trovate molti articoli sui diversi tipi di investimento, quindi non solo CFD e Forex. L'unica cosa che per un motivo di gestione al momento soltanto in lingua inglese, però comunque so che molti di voi non hanno problemi a parlare le diverse lingue. Siamo coerenti, quindi abbiamo sempre con noi il CFD, il disclaimer, quindi CFD e Forex sono prodotti con ricorso all'effetto leva, quindi qualsiasi strumento voi tradiate con l'effetto leva, può essere CFD, Forex, future, opzioni, che dir si voglia, mi raccomando, bisogna sempre conoscere le potenzialità, ma soprattutto i rischi anche dell'investimento con leva finanziaria che può amplificare i profitti, ma anche le perdite. Quindi mi raccomando, anche per questo motivo abbiamo un percorso formativo che cerchiamo di avere il più approfondito possibile, perché vogliamo proprio condurvi passo passo, quindi non solo parlare di strategie operatività, che per carità è molto importante, ma la gestione del rischio, la gestione del portafoglio, la gestione della propria mente, del mindset, come si dice, è sempre fondamentale. Inizio prima di salutare Pietro, anche se abbiamo fatto già due chiacchiere prima del collegamento, ma prima di farlo a inizio del webinar, un paio di informazioni. Allora, una molto semplice: su Swissquote trovate sempre molte informazioni. Tra l'altro, abbiamo anche compiuto i 25 anni, fatto grande festa 2 settimane fa. E quindi qua trovate anche la nostra campagna marketing davvero molto interessante. Se andate su swissquote.com/education o cliccate qua in alto su educazione, come sto facendo anch'io, vi ricordo che trovate davvero un sacco di materiale. Sto anche lavorando per avere altri ebook. Qua trovate tanti video sul Forex, sul trading in generale, e poi il calendario dei webinar e appunto quello che vi dicevo, introduzione al Forex, e altri 5 ebook sul Forex e ebook su altri strumenti finanziari, quindi azioni, obbligazioni, ETF, Teams Trading, che sono i nostri portafogli tematici, e anche le criptovalute. Ne stiamo anche aggiungendo altri. Novità, novità della settimana, novità della settimana è questa: abbiamo un prodotto nuovo. Noi abbiamo le varie piattaforme, MetaTrader 4, MetaTrader 5, l'Advanced Trader per quanto riguarda il mercato di CFD e Forex, e anche azioni, obbligazioni, criptovalute, quindi trovate davvero tutti i prodotti. Per quanto riguarda la MetaTrader 5, al momento e in un futuro abbastanza vicino, in teoria per settembre, anche sull'Advanced Trader, comunque, al momento sulla MetaTrader 5 soltanto trovate nuovi CFD. Quindi, per la prima volta che lo fate, cliccate col tasto destro e poi cliccate su Mostra tutto oppure Show All, in questo caso, dato che la piattaforma in questo contesto è inglese. E poi andate un po' verso il basso, trovate nuovi CFD sul mercato azionario. Ne aggiungeremo altri. Al momento sono 100 blue chip, 100 azioni del mercato tedesco, svizzero e francese. Aggiungeremo a breve anche l'italiano e lo statunitense, e poi li aggiungeremo anche sull'Advanced Trader. Quindi al momento solo su MT5, e
Qual è il vantaggio di CFD rispetto all'azione normale? È che col CFD potete andare sia long ma anche short, e col CFD c'è anche il ricorso all'effetto leva. Ok, quindi questi sono i due vantaggi. Ricordiamo che il CFD è un derivato, quindi chi vuole avere diritto di voto, chi vuole avere dividendi, deve comprare azioni. Per tutti gli altri trader, quindi quelli un po' più speculativi, come di fatto lo siamo anche noi, io e Pietro, il CFD va benissimo perché non avete il diritto di voto in assemblea, quindi se volete scalare la società comprate le azioni, ma se volete fare trading sul libero periodo su un'azione potete utilizzare il CFD, quindi la possibilità di aprire posizioni long, rialziste, ma anche short, ribassiste. Ad esempio, se avete già delle azioni in portafoglio, volete coprire momentaneamente un rischio, aprire la posizione short, potete farlo. Diversamente, se volete speculare, rialzo o ribasso in breve periodo con l'effetto leva, potete farlo. Quindi questa è una novità che vi volevo assolutamente presentare. Torniamo alle slide e andiamo a risalutare nuovamente Pietro. Buongiorno Pietro, come stai? Tutto bene? Buongiorno Stefano, benissimo, benissimo perché accolgo davvero con grande interesse questa novità dell'MT5 con l'azionario. Come sai sono un divoratore, un onnivoro dell'MT4 che però ha un limite implicito, cioè dedicata al Forex, è nata sul Forex e tutti i tentativi di adattare l'utilizzo di strumenti alternativi sull'MT4 sono misuramente falliti. Viceversa l'MT5 nasce come piattaforma dedicata appunto anche all'azionario. Aspettavo che qualcuno proponesse dei CFD in maniera seria, quindi una controparte seria, perché hai giustamente elencato i pregi dei CFD, io li sottoscrivo in pieno, non mi interessa andare a votare in assemblea anche perché non avrei grandi velleità, evidentemente, mi interessa avere una grande elasticità di utilizzo, quindi andare long e short davvero velocemente, senza tanti pensieri. È la leva finanziaria ottenuta in maniera diretta e immediata, come solo le MT4 e le MT5 possono garantire, e direi un valore aggiunto non indifferente. Quindi anche con capitali abbastanza modesti e sfruttando la volatilità abbastanza controllabile comunque delle blue chips, infatti avete messo giustamente i titoli più capitalizzati, altrimenti poi questo fenomeno sarebbe meno controllabile. Ecco, si può sicuramente fare un buon lavoro e io sono uno spettatore interessato, quindi la sto già guardando, ho la mia MT5, sto guardando i flussi, i prezzi, non ti nascondo, lo dico perché altrimenti dico solo cose belle. Spero mettiate anche l'Italia perché ho una, diciamo, una capacità di intervenire sul mercato italiano sicuramente Sì, più Italia e Stati Uniti adeguata. saranno le prossime a essere aggiunti, sì. Perfetto, secondo me con quello completate una panoramica abbastanza interessante dei mercati. Peraltro, visto in MT5 che sono già 2,5 tonnellate di simboli, a volte non li riesco neanche a riconoscere. Quindi, con tanta pazienza, ma si può veramente spaziare su tutti i mercati. Ho visto anche il Bund, il Gilt e via dicendo. Prodotti che sono molto importanti, lo vedremo oggi nell'analisi intermarket, e che non sempre si trovano con facilità sulle piattaforme. Complimenti. Grazie Pietro, quindi hai citato Bund, il nostro caro amico James Bund, quindi andiamo ad addentrarci proprio nella tua trattazione di oggi. Beh, oggi parliamo di analisi intermarket. Io faccio trading da tantissimi anni, negli ultimi anni direi anche con discreto successo, e soprattutto ho affiancato, grazie a questo successo, anche un interesse crescente da parte di persone che vogliono imparare a fare il trading, e quindi faccio anche tanto coaching. Peraltro, le slide che vedete oggi ne sono, siamo, arriviamo alla numero 287, sono uno spaccato del mio percorso completo che si chiama Da Zero a Trader, che conta più di 3.000 slide e più di 50 lezioni, giusto per darvi un'idea. La cosa che mi stupisce però tutt'oggi è che sia un trader neofita, ma anche quelli che ritengono di essere già più o meno avanzati, continuano ad operare sui mercati guardando un solo asset. Questa è una cosa che mi stupisce molto. Quindi trascurando invece l'importanza delle correlazioni che ci sono, che esistono e che sono da monitorare con grande attenzione fra diversi strumenti finanziari. Ci dà un valore aggiunto, cioè sapere ad esempio che la correlazione in questo momento fra euro, dollaro e sterlina è molto elevata o molto bassa, ci dà un valore aggiunto assoluto, in quanto ci permette, allora, quando volessimo intervenire su uno dei due strumenti finanziari, di ottenere una sorta di double check, una conferma, guardando anche l'altro. Ci si spende pochi secondi
Secondo me, allora, quando faccio un esempio di correlazione logica e pratica, volete comprare un titolo del settore energia, un petrolifero, faccio un esempio Eni, beh, io credo che sia logico, prima di comprare Eni, dare un'occhiata a cosa sta facendo il petrolio. La correlazione e l'andamento di questi due strumenti non è uno a uno, nel senso non è che si muovano in perfetta coerenza e sincronismo soprattutto, però è innegabile pensare e considerare molto banalmente che se il petrolio salirà, Eni ne beneficerà e viceversa. Ecco, io da questo concetto iniziale l'ho evidentemente elaborato, ho studiato molto le teorie le più diffuse sull'analisi intermarket e ho trovato nell'analisi intermarket preventiva un valore aggiunto insostituibile. Io ad oggi, prima di iniziare qualunque sessione di trading, prima di approcciare qualsivoglia tipologia di mercato, vado sempre a sviluppare un banale, semplice e rapido, tutto sommato, processo di analisi intermarket che spero di riuscire a trasferirvi oggi. Questo processo di analisi intermarket mi dà l'humus del mercato, il sentiment, cosa teoricamente i mercati vorrebbero fare o andranno a fare. Ed è evidentemente un valore aggiunto che onestamente faccio fatica a comprendere perché molti invece lo vadano a trascurare barra ignorare. Quindi vi dico sostanzialmente, come dalle premesse di questi appuntamenti, come lavoro io e poi spero ne facciate tesoro. Di che cosa parliamo quindi oggi? Disclaimer li avete visti, analisi intermarket, l'ho definita quindi la fase di studio preventiva direi anche necessaria, prima di intraprendere qualsivoglia decisione operativa. Quindi studiare il contesto intermarket non è da ricondurre a un'analisi preventiva se vado a guardare le valute, se devo investire su azioni, se devo investire su obbligazioni. Un buon investitore, barra trader, barra operatore, dovrebbe andare a misurare quotidianamente lo scenario intermarket prima di fare qualsivoglia operazione. Detto ciò, nasce da cosa l'analisi intermarket? Dalla constatazione, come appena detto, degli stretti legami che intercorrono fra i vari mercati. Nessun mercato è un'isola, o meglio è isolato dagli altri, e ciascuno è strettamente collegato con l'economia locale e globale, in una relazione inestricabile che avvolge a rendere sistematici i rapporti tra i mercati azionari, obbligazionari, delle materie prime e delle valute. Una correlazione che cito spesso, ad esempio, che molti trascurano, è quella fra metalli preziosi e materie prime e l'andamento del dollaro. Sono quotate in dollaro, quindi tendono ad apprezzarsi quando il dollaro scende, tendono viceversa a deprezzarsi quando il dollaro sale. Molti trascurano questo aspetto, ma prima di comprare gold o di comprare petrolio, un'occhiatina allo stato di salute del dollaro andrebbe data, perché questa correlazione è storica, non è inventata, non è un qualcosa di personale, di soggettivo, è un qualcosa che storicamente è stato misurato e peraltro ha anche una componente logica abbastanza evidente. L'analisi intermarket quindi esamina le correlazioni fra quattro principali classi di attività, le correlazioni quindi fra azioni, obbligazioni, materie prime ed evidentemente le valute. Attraverso l'analisi intermarket, quindi, cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di capire le condizioni del ciclo economico, quindi in che stato è l'andamento economico globale, data la condizione dei trend di borsa, dei trend del bond, dei bonds, delle merci e delle valute. Quindi cerchiamo di capire in questo momento di avere una panoramica di tutto ciò che circonda, tra virgolette, la fase preventiva prima di cliccare sulla piattaforma. Attorno cosa succede? Come gira attorno al mondo? L'economia che trend sta seguendo? Qual è il tema dominante? Qual è, come si dice spesso e sentite dire, il driver? Io attraverso l'analisi intermarket cerco sempre di censire il driver del momento, ossia quello strumento finanziario che può essere una valuta, può essere un'obbligazione, può essere un'azione, può essere un indice di borsa, che evidentemente ha prevalenza su tutti gli altri nell'attenzione che gli viene riservata dagli operatori. Probabilmente il driver attuale sono gli indici azionari nordamericani, giusto per fare un esempio. Un po' tutti hanno il timore o comunque palesano l'ipotesi di una correzione che peraltro non arriva. Piazza Affari è abbastanza flat, se non leggermente discendente. Francoforte rimane invece vicino ai massimi. Ma sappiamo tutti che il mercato dominante, la locomotiva del mondo, sono gli americani, e quindi in termini di correlazione, in questo caso intermarket, ma anche intersettoriale, allorquando gli americani decideranno di correggere, gli altri seguiranno a ruota. Non ho mai visto, a mia memoria, sono 3 decenni che faccio questo lavoro, non ho mai visto Milano influenzare Francoforte o Milano influenzare, meglio ancora, Wall Street. Logicamente avviene sempre il contrario. Quindi quando si parla di mercati azionari e in generale di driver, il driver è sicuramente lo Standard & Poor's 500 o, se preferite, il Dow Jones, il Russell o il Nasdaq 100.
al di là della teoria, poi il compito mio di oggi è quello di trasferirvi qual è il mio approccio. Non faccio una premessa fondamentale, non sono onnisciente, non voglio oggi affermare che il mio approccio sia perfetto e da condividere assolutamente, è semplicemente il mio approccio, è l'approccio che ha portato una persona ad arrivare a 54 anni di età e di averne attraversati più della metà dedicandosi al trading, quindi probabilmente una valenza ce l'ha ed è una valenza che va ben al di sopra di equity, di capital gains e quant'altro. Sopravvivere sul mercato è sempre la cosa fra virgolette più difficile, chi lo fa per tanti anni probabilmente ha imparato qualcosa più degli altri. Quindi attraverso l'analisi tecnica Intermarket mi prefiggo di misurare quotidianamente lo scenario complessivo per decidere quale direzionalità operativa, se rialzista, long o rimbassista, short, sarà più adatta per quello che poi sarà il modello di trading che adatterò. Quindi posso essere un trader di breve, di medio, di lungo. Beh, vi garantisco che un'occhiatina all'analisi Intermarket vale sempre la pena di darla. Le prime nozioni, da cui peraltro anch'io ho attinto in maniera massiva, sull'analisi Intermarket derivano evidentemente da Murphy, che per oltre 25 anni ha elaborato le proprie teorie sui legami fra i vari mercati. Quindi iniziamo col dire che l'analisi Intermarket non è un qualcosa da contestualizzare ai giorni nostri. L'analisi Intermarket è basata su delle regole logiche e matematiche di ingaggio e di misurazione che evidentemente vanno solo misurate e vanno solo contestualizzate ai tempi moderni. È ovvio che quando Murphy ha iniziato a elaborare i suoi studi era un mondo diverso, il che non vuol dire che gli studi oggi possano essere definiti non più attuali, semplicemente vanno attualizzati e questo tutto sommato è abbastanza banale. Io stesso ho iniziato a scrivere il mio primo libro, peraltro ancora l'ultimo al momento, nel 2013. In quel momento il mio panel Intermarket vedeva la presenza del Bund, poi c'è stata la crisi Lehman Brothers, il Bund ha vissuto una dinamica tecnico-direzionale drogata dall'assenza di beni rifugio, quindi ha perso quella sua caratteristica di correlazione inversa con l'andamento delle azioni, in particolare del DAX. E quindi che cosa ho fatto? Ho buttato via quello che ho scritto in quel libro? No, semplicemente sui 6 asset che ho citato nel libro ne ho eliminato uno, il Bund, e ne ho aggiunto un altro che è appunto il Gold. Quindi ho effettuato solo una sostituzione, ma pensate voi, dal 2013 ad oggi, su 6 asset che misuravo, che utilizzavo per fare misurazione e analisi Intermarket, ne ho cambiato semplicemente uno, tutto il resto è rimasto invariato. Questo per testimoniarvi che l'analisi Intermarket non è un qualcosa che si è inventato oggi, né che scomparirà domani. E questo, ripeto, sia fondamentale per darvi un concetto di stabilità anche dei riferimenti che utilizzerete nel fare trading. Detto che ringraziamo Murphy, come ringraziamo e lo abbiamo fatto più volte nelle puntate precedenti, Charles Dow, no? Sono dei miei riferimenti assoluti, il primo libro di analisi tecnica dei mercati finanziari che io ho comprato, evidentemente in inglese, è stato il Murphy, e l'ho comprato, pensate, durante il mio viaggio di nozze a New York. Quindi Murphy, che a differenza di quanto si possa pensare, il testo di Murphy è ancora utilizzato nelle università nordamericane dove si insegna analisi tecnica dei mercati finanziari. Quindi grazie Charles Dow, grazie Murphy, e poi probabilmente nel prosieguo di queste puntate ancora uno o due ringraziamenti li dovrò fare a qualche grande americano da cui tutto è nato. Per quanto riguarda Murphy, le relazioni Intermarket dipendono prima di tutto dalla dinamica di inflazione o deflazione, cioè evidentemente nel definire lo scenario Intermarket attuale non possiamo prescindere dal comprendere in che fase di mercato ci troviamo, perché uno scenario inflattivo determina il movimento in un certo modo, in una certa direzione di alcune variabili, uno scenario deflattivo determina molte volte il movimento di queste variabili in senso completamente inverso. Quindi prima di fare analisi Intermarket, prima di guardare questi 5, 6, 7 grafici, è doveroso capire allo stato attuale in che dinamica di mercato siamo, inflattiva o deflattiva. Peraltro è un argomento molto core in questi giorni, perché sapete benissimo che l'America, ma anche l'Europa, è alle prese con un'esplosione del ciclo inflattivo che non si misurava da oramai un decennio. Si continua a considerare l'inflazione attuale, o meglio, si vuol far credere, e Powell ci ha provato anche ieri, che la dinamica inflattiva attuale sia sotto controllo e sia occasionale, diciamo, congiunturale. Noi però siamo normali cittadini e avrete verificato anche voi che quando siamo andati
post pandemia, o meglio post lockdown, nel barettino sotto l'ufficio, beh, abbiamo trovato tutti l'aumento del 5-10% nel solito cappuccino e brioche che ci arrivava prima. E non sono aumenti congiunturali, non scompariranno fra un mese perché i negozi continuano a rimanere aperti, oramai li abbiamo acquisiti, acclarati e fanno parte della nostra dinamica quotidiana. Ecco il motivo per cui io credo che lo scenario attuale sia uno scenario inflattivo crescente, ma ne parleremo a breve, e mi lascia abbastanza perplesso questo tentativo della Federal Reserve di cercare di venderlo in maniera differente. Lo fanno perché sappiamo e vedremo che per combattere l'inflazione in un contesto peraltro come quello attuale di tassi a zero a livello mondiale, l'unica arma è aumentare i tassi. Ma voi sapete benissimo che un aumento dei tassi porterebbe a dei crolli dei mercati azionari e ad altre dinamiche, fra virgolette, poco piacevoli, e in un contesto già pesantemente, come dire, colpito dalla pandemia Covid, tutto ci si può augurare anche a livello di banche centrali, fuorché avere un'economia, e soprattutto che si riflette poi nei prezzi dei corsi azionari, che va a deperirsi velocemente. Ragion per cui si dice che l'inflazione è transitoria, eccetera, 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 ma semplicemente stiamo spostando il problema più avanti e lasceremo, come ho detto più volte, il cerino probabilmente in mano alla prossima generazione. Detto ciò, e perdonatemi se sono come sempre prolisso, in un ambiente inflazionistico normale, quindi in una fase normale di contesto inflazionistico, quindi non la fiammata, non l'accelerazione iniziale, ma un qualcosa che è consolidato, azioni e obbligazioni hanno una correlazione positiva. Cosa vuol dire correlazione positiva? Che se le azioni salgono, salgono anche le obbligazioni, se le azioni scendono, scendono anche le obbligazioni. Questo è un esempio classico di correlazione positiva. La correlazione negativa invece è quando due strumenti finanziari vanno nella direzione l'uno opposto all'altro. Quindi siamo in un contesto attualmente di inflazione e siamo in una dinamica quindi in cui storicamente si tende ad osservare che azioni e obbligazioni vanno nella stessa direzione. Cos'è l'inflazione, prima di dire in che stato siamo? È il fenomeno per il quale, con il passare del tempo, i prezzi di acquisto dei prodotti e dei servizi tendono in genere ad aumentare. Quindi nulla è cambiato nel contesto produttivo, non c'è innovazione tecnologica, la penna è sempre la penna, ma semplicemente quella penna ci costa il 5% in più, perché a sua volta i trasporti costano l'1% in più, perché a sua volta qualche parte del fenomeno produttivo, della catena produttiva, ha iniziato a creare questa spinta verso l'alto dei prezzi. Quindi è lo stesso bene, non è cambiato, non è più innovativo, non è più bello, non è più divertente, è sempre la solita BIC, però costa il 5% di più. Questa è l'inflazione. Lo stato deflattivo invece è il fenomeno per il quale, col passare del tempo, i prezzi di acquisto dei prodotti e dei servizi tendono in genere a scendere. Potete facilmente immaginare perché questo avviene: perché si sono prodotte troppe penne, perché nessuno le compra, perché si ha il timore che nessuno le comprerà anche in futuro, e quindi una delle prime manovre che evidentemente coloro che hanno la necessità di liberarsi di stock e quant'altro fanno è abbassare i prezzi. È un po' quando vi trovate, se volete, a fine stagione a riuscire a comprare un cappotto al 30% di quanto valeva, semplicemente chi ce l'ha in pancia teme di non poterlo vendere giustamente nei mesi a venire e va a realizzare lo stock, creando tutto sommato una sorta di logica deflattiva temporanea, ma era giusto per fare una piccola metafora. Particolare attenzione viene quindi rivolta da parte degli economisti ai fenomeni inflattivi o deflattivi, per comprendere ovviamente le cause ed elaborare gli interventi che permetteranno poi di controllarli e soprattutto per valutarne gli effetti e gli impatti sull'economia reale. Queste quindi sono le relazioni intermarket che mi sento di poter definire in un contesto inflattivo normale. Ribadisco il concetto di normalità perché noi in questo momento, negli ultimi due mesi, stiamo sperimentando un concetto inflattivo decisamente non normale. È partita una sparata all'inflazione al rialzo, ma non possiamo ancora dire che è un contesto stabilizzato. Temo lo sarà, come ho appena detto, però probabilmente è ancora presto per dire che siamo entrati in un contesto inflattivo normale. Allora, quando questo contesto si normalizzerà, le attese che l'analisi tecnica ci insegna che dobbiamo avere nei confronti dei mercati sono, gli schemi sono di questo tipo: un andamento, quindi una correlazione positiva tra l'andamento di azioni e di titoli e di obbligazioni, come già detto,
la tendenza da parte del mercato obbligazionario nel cambiare direzione, quindi anticipare il mercato azionario. Quindi tutte le fasi di trend, rialziste o ribassiste che siano, vedono correlazione positiva tra azioni e obbligazioni, però di solito le obbligazioni girano al rialzo o al ribasso prima delle azioni, che poi le seguono a ruota, perché sono molto ben correlate. C'è poi una relazione invece inversa, quindi una correlazione cosiddetta negativa fra obbligazioni e materie prime, nel senso che se una sale l'altra scende e viceversa, e c'è anche una correlazione inversa fra l'andamento del dollaro, che peraltro è quello di cui vi ho detto in apertura, e quello delle materie prime. Il dollaro sale, le materie prime scendono, il dollaro scende, le materie prime salgono. Questi sono diciamo, uno schema da tenere a mente allorquando sentirete magari Stefano Gianti, Pietro Paciello, un buon giornalista, qualche altro ottimo analista finanziario intervenire in trasmissione e dichiarare una normalità, o meglio un acclarato contesto inflazionistico. Quindi in un contesto inflazionistico il mercato reagisce positivamente al calo dei tassi di interesse, che portano evidentemente a un aumento dei prezzi delle obbligazioni, e i bassi tassi di interesse, come potete ben immaginare, stimolano l'attività economica e aumentano i profitti aziendali. In buona sostanza, le aziende che sono tutte indebitate, perché allorquando io sento parlare di dividendi continuo a sorridere, cioè stacchiamo dividendi su aziende che poi scopriamo avere dei debiti bancari mostruosi, però si stacca il dividendo perché l'ultimo anno è stato buono. Beh, probabilmente se l'azienda fosse la vostra, come io ho la mia piccola Promarkets, prima di staccare il dividendo andreste a coprire il debito bancario. E invece il fenomeno finanziario è costruito tutto sul debito. Di fatto però, poiché le aziende hanno bisogno di debito, allorquando i tassi sono bassi, il debito lo pagano poco o quasi niente, a zero ultimamente, e questo permette di creare fittiziamente dei buoni profitti aziendali, che profitti non sarebbero se utilizzati nella maniera appropriata. Quindi, se abbiamo definito lo scenario inflazionistico, andiamo a definire lo scenario alternativo. Evidentemente ci sarebbero poi altri scenari come la stagflazione, ma sono più occasionali e sono meno driver sui mercati. I due macro scenari che è giusto conoscere e riconoscere sono appunto quelli primari, quello inflattivo e quello deflattivo. Le relazioni intermarket in un contesto deflattivo sono sostanzialmente le stesse, tranne una che è fondamentale però. Se nello scenario inflattivo azioni e obbligazioni vanno nella stessa direzione, in uno scenario deflattivo vanno esattamente nel senso opposto, il che vuol dire che quando le azioni aumenteranno le obbligazioni cadranno e viceversa. In pratica ci troviamo in una correlazione positiva fra le azioni, questa volta, e non con le obbligazioni, ma evidentemente con l'andamento dei tassi di interesse. Anche in questo caso ho voluto sintetizzarvi il contesto deflazionistico standard, quindi sicuramente una relazione inversa fra le obbligazioni e azioni, sicuramente una relazione inversa fra materie prime e obbligazioni, e questi sono parametri da tenere presente. Cioè, a cosa serve quello che Pietro ci sta dicendo se poi schematizzerà il tutto? Beh, perché se io sono in uno scenario deflazionistico, evidentemente, e vedo e sento dire da diversi giorni che le obbligazioni pompano verso l'alto, ma so che in uno scenario deflazionistico le materie prime soffrono, obbligazioni che salgono, beh, starò attento prima di andare a comprare rame o qualche altra materia prima, perché teoricamente le obbligazioni mi dicono di stare alla larga. Quindi queste cose sono importanti e sono delle misurazioni che si fanno one shot in pochi secondi prima di intervenire sul mercato. Ovviamente, se è vero che materie prime e obbligazioni hanno una relazione inversa, questa relazione sarà positiva fra azioni e materie prime. Quindi evidentemente l'avete visto, veniamo da un contesto deflazionistico, abbiamo avuto una inflazione praticamente a zero per veramente un quinquennio, se non qualcosina di più, e la cosa che probabilmente tutti avrete notato, il grande balzo al rialzo dei mercati azionari, e se ricordate anche recenti alert, anche l'enorme accelerazione delle principali materie prime. Quindi ancora una volta si conferma quanto questo schema vi sta riguardando. Noi oggi siamo in uno scenario deflazionistico che tende a trasformarsi in inflazionistico. Teoricamente, secondo me, siamo già in scenario inflattivo, però ci vorrà probabilmente qualche mese prima che tutti lo dichiarino. Oggi è un'idea di un piccolo investitore, di un piccolo analista finanziario. E infine, un altro elemento da sottolineare, una evidente relazione negativa, quindi inversa, fra l'andamento del dollaro americano e le materie prime. Anche questo lo riscontrate ai giorni nostri. Ogni volta che il dollaro si apprezza, le materie prime scendono e viceversa.
Fatto ciò e detto ciò, finalmente ci tuffiamo dopo questo, direi, doveroso, noioso, sicuramente noioso, ma a mio parere doveroso sviluppo teorico, che spero vogliate poi andare a riscontrare sui grafici, evidentemente. Parleremo di che cosa? Quando parliamo di analisi intermarket, dobbiamo tenere presente alcuni passaggi fondamentali. In primis, che i mercati finanziari si alternano fra di loro. Quando io ho iniziato a operare sui mercati, l'importanza dell'area Asia, Giappone, Oceanica era pari a zero, quindi comandava in assoluto Wall Street. Wall Street chiudeva alle 22, 22:30 ogni giorno, noi la mattina aprivamo in coerenza con Wall Street. Come sapete, perché avete, molti di voi hanno più o meno la mia stessa età, o comunque hanno direi più di 18 anni, come sapete nell'ultimo decennio, direi anche qualcosina di più, la pressione indotta dal grande sviluppo economico della Cina e dell'Asia in generale ha portato anche i mercati finanziari di quest'area geografica ad assumere delle consistenze e un'importanza che prima non avevano. Quindi, se quando ho imparato a fare borsa io, sostanzialmente che cosa facevo? Come ha chiuso Wally? Ha chiuso bene, bene, apriamo bene. Oggi non faccio più come ha chiuso Wally. Come ha chiuso Wally? Ok. L'Asia ha confermato la chiusura di Wally? Bene, ok. Allora seguiamo l'ultima ondata. Quindi sono molto più portato negli ultimi tempi a sbilanciare la mia ipotesi preventiva di un andamento positivo dei mercati, non più subordinata solo alla banale lettura di cosa ha fatto il Nord America, ma oggi do una grande importanza evidentemente all'Asia e alle aree oceaniche, perché hanno un peso nello scacchiere economico mondiale che non è più trascurabile. Quindi qui molto schematicamente c'è l'alternanza proprio fisica in termini di orari dei mercati finanziari. Un'altra alternanza che è fondamentale è ricordarsi che se è vero che si alternano i mercati borsistici, è altresì vero che si alternano anche i mercati valutari. Si spaccia sempre il Forex come un mercato H24. Allora, diciamo che è vero, assolutamente. Però attenzione. Anche il Forex ha dei problemi di liquidità più o meno presente che vanno di pari passo con le aree, se vogliamo, con i fusi orari in cui ci andiamo ad operare. Cioè, la mattina, quando la più grande piazza valutaria del mondo, ossia Londra, è aperta, evidentemente recita un ruolo, direi, da padrone l'andamento dell'euro-dollaro, quindi tutto ciò che è scambiato in euro, le valute della sterlina e quant'altro. È il mercato più liquido, semplicemente perché vuoi per finalità speculative di sottoscritto, vuoi soprattutto perché una gran parte dei movimenti valutari sono ancora riconducibili a movimenti commerciali, quindi la necessità di aziende di approvvigionarsi di valute per effettuare scambi internazionali. Ecco, in quella fascia oraria, in quell'arco temporale, quindi da quando iniziamo noi la mattina fino a Wall Street, evidentemente euro e dollaro sono le regine incontrastate del mercato valutario. La notte euro e dollaro rimangono sicuramente un asset valutario strategico, però se vogliamo vedere dei movimenti, fra virgolette, più consistenti, una maggiore frequenza di tick operativi, forse ci tocca guardare il dollaro australiano, ci tocca guardare lo yen e qualcosa che è correlato a quell'area temporale che riguarda quella precisa fascia geografica. Va tenuto presente evidentemente sia a livelli operativi ma soprattutto anche a livello intermarket. Perché dico questo? Perché vi mostrerò fra un po' un grafico di un indice azionario di una valuta da cui dovrebbe emergere in maniera abbastanza chiara perché ritengo che sia importante ricordare e memorizzare evidentemente che i mercati valutari hanno delle fasi di maggiore o minore liquidità strettamente connessa all'arco temporale in cui ci muoviamo, o meglio al fuso orario che stiamo attraversando. Quindi, se ci fate caso, la fascia temporale che ci riguarda di più è evidentemente questa: dalle 8 di mattina abbiamo mercati aperti importanti, abbiamo tutta l'area del Bahrain, abbiamo evidentemente l'Europa centrale, abbiamo Londra, abbiamo Wall Street. Dopo che noi europei chiudiamo, rimane solo Wall Street appesa sul mercato. E la mattina, poi, o meglio la notte, mentre noi riposiamo, giustamente Wellington, Tokyo e Singapore iniziano a fare la loro parte. Ricordatevi che vi piaccia o meno, o a meno che non decidiate di rovinarvi la vita facendo gli staccanovisti e non dormendo la notte, il che magari vi farà guadagnare qualche soldo, ma purtroppo vi creerà dei problemi di salute, che ci piaccia o meno, noi siamo europei e ci muoviamo in questa fascia oraria. E quindi dobbiamo tenere presente in questo arco temporale quali sono i mercati decisamente più liquidi. Detto ciò, ancora una premessa, scusatemi, andiamo quindi a strutturare il mio panel di analisi intermarket preventiva. Ribadisco il concetto di preventiva, perché
Perché al di là delle complicazioni che vi possono emergere da questa descrizione che ne ho fatto, che vi garantisco che poi alla fine dei conti, rileggendo le slide, sono pochi punti su cui focalizzarsi, per me è preventiva, cioè prima di operare il buon trader ha il dovere di capire dove teoricamente sta andando il mercato. Dico teoricamente perché certezze non esistono al mondo, tantomeno nel trading, ma ci si può aiutare aumentando le proprie percentuali di successo grazie a una buona interpretazione complessiva dei mercati. Quindi cosa facciamo con l'analisi intermarket preventiva? Strutturiamo un quadro generale intermarket di chiara ed immediata comprensione, quindi facile da costruire, su come si stanno muovendo i mercati nella loro globalità, e questo rappresenterà il punto di partenza imprescindibile prima di qualsiasi decisione di investimento, che sia destinata al breve come a lungo termine. Ecco il panel che avevo detto che avremmo semplificato di molto. Questi sono i riferimenti che io quotidianamente seguo per fare abbastanza rapidamente il mio checkpoint di analisi intermarket, quindi per capire, o meglio per cercare di capire, che cosa è lecito attendersi dall'andamento dei mercati finanziari. Quindi se i mercati con propensione al rischio elevata, o cosiddetti risk on, quindi non c'è timore dei mercati finanziari, anzi si comprano azioni, o se mercati con scarsa propensione al rischio, ossia risk off, da cui mi posso attendere ad esempio una decelerazione dei mercati azionari. Andiamo a vedere come vado a strutturare questo panel. Come potrete notare da questa slide, la cosa che in assoluto mi vado a cercare di classificare con maggiore consistenza è la forza del dollaro. La forza del dollaro perché, come da premessa di questa puntata, il dollaro o comunque l'economia nordamericana, che piaccia o meno, che si sia favorevoli agli Yankees o meno, ha poca importanza. Qui parliamo di il denaro e purtroppo il gioco lo comandano loro. È l'economia trainante, è la locomotiva del mondo, è la valuta che storicamente ha sempre avuto un peso specifico durante le fasi sia non belligeranti ma soprattutto in quelle belligeranti. Quindi i mercati tendono evidentemente ad effettuare degli scostamenti in su e in giù in stretta dipendenza dalla dinamica che il dollaro sta attraversando e soprattutto dalla direzione che gli americani hanno intenzione di fargli, di dargli. Perché? Perché anche gli americani, come noi italiani eravamo dei maestri, ma anche gli americani hanno imparato il giochino della svalutazione competitiva, e avrete probabilmente tutti notato che dopo l'esplosione della pandemia Covid i mercati si sono sempre mossi con un dollaro forte, quindi le borse hanno sempre fatto movimenti rialzisti su un dollaro forte, questa è storia, e viceversa da quando i mercati hanno vissuto la pandemia Covid questa correlazione si è capovolta. Perché? Perché gli americani hanno avuto giustamente il timore di un calo della domanda interna ed evidentemente, come facevamo noi italiani con la lira, l'unica strada di salvezza è esportare. E come riesci ad esportare con una valuta forte? Fai fatica. Viceversa, con una valuta molto debole riesci a farlo abbastanza agevolmente. E difatti, se voi vedete l'andamento del mercato valutario nordamericano, in particolare appunto facendo un riferimento, mi direi l'euro-dollaro, mi viene abbastanza spontaneo, potrete notare che da quando evidentemente è scattato il problema Covid, andiamo su una scala di lungo termine, Covid parliamo evidentemente di questo momento qui, eccolo qua, questa è l'esplosione della pandemia nel marzo del 2020, beh, l'euro-dollaro è schizzato verso l'alto. Perché? Perché l'Europa è più forte dell'America? Perché all'improvviso si è ribaltato un rapporto di forze fra queste due piattaforme continentali? Tutte stupidaggini. Semplicemente perché gli americani hanno avuto quell'elasticità operativa e quella capacità e quella rapidità di messa in atto dell'unica manovra che poteva creare dei benefici, svalutare. Noi in Europa dobbiamo fare 422 consigli europei, noi in Europa stiamo mettendo adesso, dopo 2 anni, a disposizione i fondi alle varie nazioni, gli americani hanno iniziato a stampare trilioni di dollari, li hanno buttati sul mercato e hanno svalutato. Stampare nuova moneta vuol dire svalutare, ma ci hanno messo 3 giorni a deciderlo, andare al congresso e a buttare i soldi sul mercato. Questa è la differenza. Hanno quindi avuto un vantaggio competitivo impressionante, svalutando sono riusciti ad esportare, mentre gli altri purtroppo non ci sono riusciti, quindi va sempre a discapito di qualcuno. E infatti quando guardiamo il PIL nordamericano, noi europei ce lo sogniamo e ce lo sogneremo, perché oramai questo svantaggio competitivo difficilmente riusciremo a colmarlo. Quindi la svalutazione competitiva è importante, però è importante ricordare che le correlazioni non sono eterne
e che se in passato, quando il dollaro, fra virgolette, saliva, le borse festeggiavano, oggi le borse festeggiano perché il dollaro scende. E questo garantisce agli americani la possibilità di esportare in maniera più agevole. E il primo indice che guardiamo tutti la mattina prima di muoverci sui mercati è e rimarrà, al di là di eventuali specializzazioni, sempre il Dow Jones, o se preferite lo Standard & Poor's 500. Quindi complimenti agli americani per la loro rapidità di analisi e messa in opera di questa fase svalutativa. Direi non posso dare particolari meriti all'Europa, perché è un carrozzone, perché è solo una valuta, e di unità e di azione, di rapidità di azione, purtroppo possiamo solo sognarcela. Quindi io che cosa guardo? Guardo cosa sta facendo il dollaro. Quindi il dollaro yen dove va? E quindi vedo il dollaro al numeratore. L'euro dollaro dove va? E quindi vedo il dollaro al denominatore. Bene, che sta facendo il dollaro? Lo guardo contro le due principali valute mondiali e cerco di capire se sta salendo o se sta scendendo. Fatta questa analisi, ricordando che le materie prime e il dollaro hanno una forte correlazione, vado a cercare una conferma di questa prima misurazione sul petrolio e sui metalli preziosi, nella fattispecie molto banalmente sul petrolio e sull'oro. Anche in questo caso, in base all'andamento degli stessi, ne posso desumere un determinato posizionamento o orientamento del dollaro. Allorquando, attraverso l'analisi di questi quattro banali strumenti finanziari, sono arrivato a capire che cosa sta facendo il dollaro, e allorquando, come avete visto prima, ho definito qual è lo scenario reso favorevole per i mercati, se i mercati sono dollaro rialzisti o dollaro ribassisti, perché comunque sono sempre dollaro centrici, allora quando so che i mercati vogliono un dollaro debole, e allora quando da quei quattro strumenti ho capito se il dollaro è in una fase di debolezza o di rafforzamento, ne desumo cosa potrebbe succedere ai mercati azionari. Se ci fate caso, ad esempio, nelle ultime ore, euro-dollaro picchia abbastanza evidentemente verso il basso, euro dollaro che scende, essendo il dollaro al denominatore, vuol dire che il dollaro si sta apprezzando. Sapete benissimo che questo apprezzamento del dollaro delle ultime ore si è poi trasformato in maniera abbastanza, direi, evidente. Se prendiamo un qualsivoglia indice nordamericano, mamma mia quanti simboli, divento matto, eccoli qua. Se prendiamo ad esempio lo Standard & Poor's 500, in parallelo evidentemente al configurarsi di questa fase di apprezzamento del dollaro, lo Standard & Poor's 500 qualche giorno fa ci ha regalato un perfetto doppio massimo, che di certo non è una figura rialzista. Questo vuol dire che, in base alla correlazione vigente, se il dollaro continua ad apprezzarsi, le borse scenderanno. Se il dollaro smette di apprezzarsi, e potrebbe succedere, le borse viaggeranno e cercheranno di fare nuovi record. Quindi, banalmente, attraverso un'osservazione tutto sommato abbastanza standardizzabile e semplice, riesco a costruire uno scenario teorico di ingaggio operativo che evidentemente dovrebbe essere più o meno favorevole a quello che poi andrò a fare, e mi dovrebbe restituire sicuramente non una certezza operativa, ma una maggiore probabilità di successo. Quindi che cosa facciamo ogni santissima mattina? Cerchiamo di capire se il mercato oggi alle 9 di mattina era risk on o risk off. Risk on vuol dire che il mercato ha buone prospettive sul futuro dell'economia, la liquidità parcheggiata sugli strumenti non a rischio ritorna sul mercato. Quindi la liquidità va verso il rischio, non si parcheggia nulla, non si cercano, se preferite, i beni rifugio. Si privilegiano azioni e strumenti finanziari rischiosi, in quanto si ha una percezione che lo stato dell'economia non sia uno stato, fra virgolette, rischioso. Quindi il rischio è favorevole, favorevole al rischio, risk on. Quando viceversa, attraverso l'intermarket, scopriamo e riusciamo a definire che il mercato ha paura del rischio, molto probabilmente questo vorrà dire che la liquidità tornerà ad essere parcheggiata sul bund, su obbligazioni, sul gold, su valute risk off. Le valute per eccellenza più protettive quando c'è rischio quali sono? Lo yen e il franco svizzero. Volete una conferma che lo yen sia una valuta cosiddetta rifugio? Vi faccio vedere questo grafico, vi apro un grafico del dollaro yen, ok? Ve lo metto su scala giornaliera e ve lo metto pulito pulito, senza indicatori e quant'altro. Cosa fa questo grafico oramai ininterrottamente da gennaio del 2021? Come vi ho appena detto, il grafico del dollaro contro lo yen. Il dollaro è il numeratore. Lo yen, ho detto che è una valuta rifugio. Beh, vi sembra che qualcuno stia comprando yen negli ultimi tempi? Li stanno tutti vendendo a mani basse. A conferma che allo stato attuale siamo in una fase risk on.
Nessuno compra in maniera massiva, strutturata e continuativa, bensì solo occasionale, beni rifugio, tantomeno valute rifugio. Questo fenomeno evidentemente è riscontrabile sulla valuta rifugio yen, ma anche per noi che siamo collegati oggi, se date un'occhiata ad esempio al dollaro franco-svizzero, la seconda valuta per antonomasia, il grande franco-svizzero, che evidentemente il mondo utilizza quando cerca rifugio da tensioni finanziarie, beh, non mi sembra assolutamente che si possa parlare allo stato attuale di un franco-svizzero particolarmente brillante. Traccheggia, si muove in alto e in basso, ma evidentemente le spinte rialziste, quindi le vendite di franchi, si vedono, cosa che invece in passato, in scenari un po' più paurosi, erano evidentemente spinte meno evidenti e più occasionali. Quindi risk on, non abbiamo paura del rischio, e che cosa si compra quando non si ha paura del rischio? Azioni, banalmente azioni, strumenti finanziari rischiosi. Risk off, c'è paura del rischio, c'è scarsa propensione ad intercettarlo e ad investire, e quindi si tende a cercare dei beni rifugio, fra i quali obbligazioni, valute rifugio, evidentemente il gold e via dicendo. Siamo in una fase risk on? Allora, innanzitutto va ricordato che euro-dollaro e dollaro-yen hanno correlazione negativa per un semplice motivo. Sapete come è fatto un cross valutario, un incrocio di due valute? Quando guardiamo il grafico del dollaro-yen ci dobbiamo ricordare che il dollaro è al numeratore, quindi il grafico che sale vuol dire dollaro forte, il grafico che scende vuol dire yen forte, e mentre nel grafico euro-dollaro, piccola complicazione, il dollaro è al denominatore. Quindi quando il grafico euro-dollaro sale vuol dire che il dollaro è debole e viceversa. Quindi ricordiamoci che, lo potete vedere sulla vostra piattaforma, vanno uno nel senso opposto all'altro. Volete una conferma di questo? Ci mettiamo un millisecondo se voi non avete fretta. Allora, guardate, mettiamo il grafico dell'euro-dollaro, formato pulitissimo, e sovrapponiamo a questo grafico, lo vedete, questo è un grafico H1, mettiamolo H4, via, dell'euro-dollaro, e sovrapponiamo a questo grafico, quindi con questo nostro indicatore che si chiama spread overlay, sovrapponiamo a questo grafico, specifico che questo indicatore è a disposizione di chi abbia un conto reale Swissquote, dovete solo chiederlo a Dante, io non posso evidentemente verificare se siete o sarete già clienti di Swissquote. Questo è un indicatore di nuova concezione, eccolo qua, ci basta spostare questa barra e andare a vedere qual è l'andamento del ratio fra i due. Beh, vedete in azzurro rosso il dollaro yen, in bianco nero, colore pessimo, devo farlo cambiare, l'euro dollaro, e come potete notare il fenomeno che vi sto esprimendo di correlazione negativa è abbastanza evidente. Guardate qua, l'euro dollaro fa un massimo, il dollaro yen fa un minimo, il dollaro yen fa un massimo, l'euro dollaro viaggia sui minimi e via dicendo. È abbastanza evidente che vanno uno nel senso opposto dell'altro, giusto? Cosa deriva da questa osservazione molto basica, molto banale se preferite? Beh, che se io sto decidendo se comprare o vendere il dollaro yen, o se sto decidendo se comprare o vendere l'euro dollaro, un'occhiatina veloce a cosa fa il suo cuginetto con tendenza inversa gliela do. Ci sono delle rare situazioni, soprattutto nel breve termine, in cui vanno addirittura nella stessa direzione, ma la storia ci insegna, e anche la logica, che vanno in direzione opposta. Quindi se voglio comprare euro dollaro, ma vedo che dollaro yen non sta scendendo, sta invece salendo, beh, qualche dubbio me lo devo porre. Ed è abbastanza un dubbio abbastanza facile da risolvere, e che ci salverà qualche pessima operazione. Se ci fate caso, vi metto in H1 questa correlazione e vado a zoomare sulla stessa, nelle ultime ore che cosa sta succedendo? Spostiamo un attimino il punto di calcolo, eccolo qua, nelle ultime ore che cosa sta succedendo? Da stamattina, come dicevo poc'anzi, il dollaro yen spinge verso l'alto, l'euro dollaro spinge verso il basso, correlazione negativa ed inversa. Quindi se mi muovo sull'uno o sull'altro, forse rapidamente un'occhiatina alla correlazione che stanno percorrendo io gliela darei. Piccolo consiglio. Di fatto però, a livello intermarket, attraverso l'osservazione congiunta di euro dollaro e dollaro yen, cerco di avere la risposta. Il dollaro sta salendo o sta scendendo? Ottenuta questa prima risposta e memore del fatto, e quindi questa risposta, ecco, poi la posso vedere schematicamente con questa sovrapposizione delle due chart che vi ho appena fatto vedere, la posso vedere montando delle trend line, no? Tiro giù il grafico del dollaro yen, ad esempio, e ha una trend line di resistenza, l'euro dollaro ce l'ha di supporto, uno sale e l'altro scende, correlati perfettamente, mi indicano dove va il dollaro. A un certo punto, questa slide è volutamente vecchia,
dollaro yen inverte al rialzo, quindi dollaro acquistato, e casualmente vedrete che succede sempre, anche l'euro dollaro inverte al ribasso, quindi dollaro acquistato sia contro yen che contro euro. Questa è una conferma della correlazione, ma vi dice anche che qualcosa a livello intermarket sta cambiando. Alternativamente si può misurare in maniera algoritmica lo stato dell'arte delle cose con un fascio di medie mobili, con degli indicatori, degli oscillatori, però ripeto, questo poi è una scelta che spetta a voi. Questo è l'Equinasci Smoothed, attraverso il quale, con questa forte colorazione rosso-verde, l'impatto visivo è immediato. In questo caso ci dice che il dollaro è molto venduto contro yen, il dollaro era molto comprato contro euro-dollaro, quindi la chiave di lettura è abbastanza immediata. Abbiamo anche detto in premessa, scusate, non so se ci sono domande, anzi vi do il tempo per farne qualcuna e magari bevo un sorso d'acqua, perché è vero che parlo tanto, ma le mie corde vocali hanno bisogno di essere rinfrescate. Domande? Posso andare avanti? Tutto a posto? C'è qualcosa di non chiaro? Pare di no, non vedo quesiti, il che mi fa pensare che sia tutto abbastanza chiaro. Ricordatevi che avete la chat a disposizione per eventualmente interagire. Detto ciò, una volta che ho definito attraverso le due valute principali, quelle che io seguo evidentemente, qual è lo stato dell'arte del dollaro, mi preoccupo di capire se questa misurazione di dollaro forte o dollaro debole si va a rispiegare con altre due asset class che sono notoriamente correlate allo stesso. Quindi in questa slide, ad esempio, che cosa vi faccio vedere? Una delle due valute primarie, nella fattispecie il dollaro yen, semplicemente perché il dollaro è un numeratore, quindi se sale vuol dire che sale il dollaro, è molto più semplice per tutti voi, e per farvi appunto notare che allora quando il dollaro si apprezza, il gold e il petrolio si deprezzano. Oh, non vi aspettate che questo succeda con una, come dire, con un effetto simultaneo perfetto, non vi aspettate che se il petrolio adesso perde l'1%, automaticamente il dollaro yen lo guadagna o viceversa. Nel contesto di medio e lungo termine, di una logica dinamica di osservazione, questo funziona e succede, soprattutto sui grafici di medio e lungo termine. Quindi quando dalla prima rilevazione euro dollaro e dollaro yen ho capito dove è andato il dollaro, chiedo anche a petrolio e gold di confermarmela. A quel punto sono arrivato a poter determinare, direi con buona approssimazione, evidentemente qual è la direzione del dollaro, avendo preventivamente classificato se siamo in uno scenario inflattivo o deflattivo, se siamo in uno scenario quindi che vuole un dollaro debole, un dollaro forte per aumentare, o meglio, alimentare ed aiutare l'economia driver del mondo, quella nordamericana, a quel punto il gioco è fatto. Il mercato vuole un dollaro debole? Com'è la mattinata? Come sta andando il dollaro stamattina? Come ha chiuso su Tokyo dollaro yen? Ha chiuso in debolezza? Bene, le borse salgono allo stato attuale. Il mercato vede un dollaro forte, attenzione, le borse soffriranno un attimo. Sono davvero delle chiavi di lettura di grande immediatezza che ci restituiscono alla fine che cosa? Una eventuale, come dire, convenienza nell'assumere una propensione al rischio o meno. Cioè, se dalla chiave di lettura preventiva di euro dollaro, dollaro yen, petrolio, oro e se volete qualche altro strumento finanziario ne deriva un dollaro forte o debole, diciamo un dollaro forte, e se sapete che al mercato il dollaro forte non piace, beh, la mattina non vi mettete a comprare DAX e Standard & Poor's, ma cercate a livello di pattern operativi qualche logica per andare short. Se viceversa, come nel contesto attuale, i mercati apprezzano il dollaro debole e il dollaro si presenta debole, appena le borse aprono comprate. Avete una maggiore probabilità di successo, chiaramente, in quello che farete. Poi resta sempre fondamentale la logica, la corretta logica di ingaggio, saper ingaggiare il mercato, saper entrare col giusto timing, però portate il pallino della percentuale un po' più a vostro favore. E alla fine dei conti il trading è portare a proprio favore le percentuali di successo, non c'è nulla di particolarmente complicato se non questo procedimento preventivo che dovrebbe aiutarci appunto a sbilanciare il successo a nostro favore e non a nostro sfavore. Anche nel caso del concetto DAX Standard & Poor's, l'analisi dello stato dell'arte può essere fatta con una sovrapposizione dei due grafici, quindi dove si vede ovviamente che sono molto correlati tra di loro, oppure con delle trend line, o ancora una volta con delle misurazioni algoritmiche o delle banali medie mobili. Alla fine dei conti, quindi, Cipietto, quanto ci hai messo per arrivarci? Io riesco con sufficiente approssimazione ogni santa mattina, in non più di 40-50 secondi, forse anche di meno, a capire dove sta andando il dollaro e dove teoricamente vogliono andare i mercati.
Dopodiché, che cosa succede? Quando io ho capito la mattina alle 9 cosa i mercati faranno, vuol dire che per tutto il giorno rimarrà quello stato delle cose? Assolutamente no. Sapete che ci sono i notiziari, sapete che ci sono le news, sapete che ci sono diverse variabili che impatteranno sul mercato, ma intanto, allora, quando non ci sono variabili di particolare importanza, quando non ci sono i non-farm payrolls, quando non c'è qualcosa di teoricamente molto volatile sul mercato, vi posso garantire che aver definito con buona approssimazione il contesto di scon o risk off del mercato aiuterà molto il vostro trading a diventare percentualmente più performante, quindi non ad aumentare i guadagni, ma ad aumentare la percentuale di successo delle operazioni che andrete a fare. Io non vi sto parlando del fatto che grazie all'analisi Intermarket, se fino a ieri facevate il 20% all'anno, adesso farete il 50%. No, questo non compete a me, non potrei mai fare un'affermazione del genere. Io vi sto dicendo che se fino a ieri, senza l'analisi Intermarket, ci prendevate 40 volte su 100, se saprete fare una buona, semplice, ma evidentemente efficace analisi Intermarket, questa percentuale di successo vi porterà a guadagnare 10-15 punti percentuali sul complessivo. E quelli sono soldi. Quali sono soldi? Quella è capitale economico, ma anche psicologico, che sono fondamentali. Altra cosa importante, ho accennato in maniera abbastanza evidente alla svalutazione competitiva degli americani, beh, la chiave di lettura è in questa slide. I tassi sono a zero, le banche centrali non hanno nessuna arma a disposizione. L'unica arma che hanno a disposizione è muovere i tassi. E quando i tassi non li puoi muovere, come nello stato attuale, perché l'economia non è pronta a una recrudescenza dei tassi verso l'alto, l'unica cosa che puoi fare è cercare di assistere l'economia svalutando. E la svalutazione si ottiene in vari modi, fra i quali uno dei modi più semplici e più subdoli è stampando moneta, quindi aumentando il circolante, la massa monetaria in circolazione. In quel caso è come se si stampassero più azioni di un'azienda quotata. Un'azienda quotata è fatta dalla capitalizzazione di tutte le azioni emesse. Se raddoppia il numero delle azioni emesse, la mattina dopo l'azienda quoterà il 50% in borsa. Questo è lo stesso concetto di svalutazione valutaria. Un'altra valuta, ecco, dove è partito questo rimanere tra virgolette affascinato e invischiato poi nell'analisi valutaria, perché questo grafico, io ora vi ho scritto chi sono, ma provate a mettere in parallelo il grafico del dollaro yen e del Nikkei e noterete sul lungo termine, evidentemente, non sul giornaliero, sull'H1, che vanno nella stessa direzione. Perché? Perché il Giappone, a differenza di Europa e Nord America, è stata la prima economia che ha caratterizzato la sua attività in un'ossessiva ricerca dei tassi zero da decenni oramai. Quindi la loro unica arma per riuscire a muovere le cose è la svalutazione. E loro hanno sempre teso a svalutare nei periodi di grande crisi. Ve ne ho dato una dimostrazione pochi secondi fa, allora quando vi ho mostrato evidentemente il grafico del dollaro yen, beh, è abbastanza evidente come nel tutto il 2021 la Bank of Japan abbia apprezzato, se non veicolato, se non direzionato, un evidente procedimento di svalutazione dello yen. Dollaro yen sale, vuol dire che si comprano dollari e si vendono yen. Questa è svalutazione competitiva. E prima gli americani sono partiti nel marzo 2020, e quando sono partiti purtroppo il Giappone ha dovuto incorporare insieme all'Europa una parte della svalutazione, da cui la discesa e quindi l'apprezzamento dello yen. Poi a un certo punto gli americani hanno mollato un po' la presa perché il loro PIL si è stabilizzato, non hanno più una grandissima necessità di un dollaro così debole, anzi vogliono fare un po' di shopping fuori, quindi una valuta un po' più forte non gli dispiace, e questo ha dato subito spazio all'area del Giappone per svalutare competitivamente. E indovinate chi è rimasto al palo? Quindi abbiamo tre grandi aree continentali valutarie: America, Europa e Giappone. L'America ha svalutato per prima, il Giappone l'ha fatto per secondo, l'Europa si presume, chissà quando, chissà come, chissà perché, lo farà per ultimo. Quindi svalutare vuol dire nell'economia a tasso zero aiutare i listini azionari, se volete sintetizzarla in questo modo, perché si favorisce l'export e le aziende che producono devono evidentemente esportare. Un'altra cosa importante evidentemente da notare storicamente, ma questo credo lo sappiate tutti ed è molto scontato, è la correlazione inversa fra il gold, che è un bene rifugio per eccellenza, salvo rari casi come quello attuale, fra il gold ad esempio e lo Standard & Poor's 500. È ovvio che se le persone detengono liquidità sull'oro, questa liquidità non arriva sulle azioni, ma
quando la gente inizia a smobilizzare asset in oro, quindi quando si scappa dal rifugio, che cosa si fa? Mica si tengono sul conto corrente liquido. Se vendo un lingotto d'oro perché è salito tanto, mi ha protetto tanto, e perché inizio a dire l'oro è salito tanto, e in correlazione negativa con le azioni, forse le azioni sono scese troppo, sai che ti dico, incasso i guadagni sul gold e provo qualche puntatina sul mercato azionario. E questo, in maniera più o meno strutturata e percettibile, porta a un deflusso di capitali dai beni rifugio a favore evidentemente dei beni a rischio, e in questo caso evidentemente dell'azionario. Velocizzo un po' su queste slide perché molte delle conclusioni ve le ho volute riportare, ma vi ho già evidentemente riportato il tutto, e a voi serviranno come tracciato qualora abbiate la buona volontà di voler rileggere. Se c'è una cosa che ho imparato dopo tanti anni di studio e di applicazione, e anche dopo tanti errori evidentemente, è quindi che il trading non è poi così complicato, e che passano pochi processi semplici e lineari di analisi, decisione e intervento per arrivare in breve a una buona sostenibilità di qualsiasi strategia di investimento. Questo l'ho scritto nel mio libro Trading Plan, che ritengo molti di voi abbiano letto, e che invito chi non l'ha ancora fatto, non perché io diventi milionario vendendone qualche copia in più, ma probabilmente è un testo che è stato apprezzato da tantissime persone e che dovreste evidentemente leggere anche voi. Cosa dico in questo testo? Che tutte le idee di trading che vi passano per la testa sono fattibili, tutte le intuizioni che avete sono fattibili. La differenza non la farà il concetto di intuizione corretta o sbagliata, la differenza la farà costruire l'operazione in maniera corretta o sbagliata. E per costruire un'operazione non può bastare solo guardare il grafico, dovete respirare il contesto circostante e quindi fare un po' di analisi generale, complessiva e, se volete, intermarket. Quindi, perché ci interessano le correlazioni intermarket? Semplicemente per definire se siamo in uno scenario risk on o risk off. Quindi il mio trading kit, se vi posso dire qual è il mio, come dire, la mia valigetta, che in maniera molto virtuale apro ogni mattina: prima analisi intermarket, seconda cosa grafici sempre molto puliti, al massimo con 2-3 elementi, niente di più. Sapete che uso solo il CCI, trend line di supporto e resistenza, l'utilizzo e l'osservazione di time frame adeguati. Lo so che quando si dice voglio fare trading, tutti hanno il sogno di fare trading su grafici a un minuto o a 5 minuti. Beh, farete ricca la banca e farete perdenti voi. Quindi utilizzate time frame medio-alti. Io credo che il miglior time frame di osservazione, ma è un'esperienza personale e soggettiva, magari sia l'H4, sia per lavorare che per analizzare. Se potete, eliminate il fattore psicologico nel vostro trading, quindi tendete ad automatizzare le vostre intuizioni. Cioè, lo studio si fa in maniera tradizionale. Adesso, per fare un esempio pratico, a me piace molto, e sto continuando a lavorare in maniera abbastanza aggressiva, questo bel supporto giornaliero sull'euro-dollaro, e finché non lo molla io, ogni volta che l'euro-dollaro chiaramente si avvicina a questo supporto dinamico, tendo a comprare euro e a vendere dollari, quindi andare long di euro-dollaro. Finché il giochino funziona, spero ancora per 50 giorni, scherzo, io continuerò a fare questo giochino. Ogni volta che vedo debolezze e la gente ha paura, io, basandomi sul fatto che ho un bel supporto dinamico, proverò a comprare. Ho uno stop strettissimo, un rendimento teoricamente molto ma molto più elevato. Ecco, questo è il concetto evidentemente di semplicità del trading. Non servono indicatori, questa è una trend line di supporto. Non vi domandate, perché probabilmente ad oggi non avete gli elementi teorici per capire perché funziona, e mi piacerebbe un giorno spiegarvelo. Sappiate che funziona. Molte cose che ci appaiono straordinariamente banali tendono a funzionare. Il problema è che poi noi iniziamo a dire voglio vedere questo su questo grafico, però voglio una conferma anche da quest'altro indicatore, però senza le linee io non ci capisco niente, però probabilmente devo vedere se ci sono massimi e minimi crescenti. Insomma, iniziate ad infarcire il grafico di una tonnellata e mezzo di roba e alla fine mi dovete dire dov'è il prezzo. La verità è che i prezzi contengono già tutte le informazioni che volete, siete voi a nasconderli. Dovreste saltarli e invece tendete tutti a nasconderli. Questo è l'errore più evidente di chi fa trading. Ci sono correlazioni positive e negative, ma qui vado a chiudere. Questa evidentemente è la correlazione alternata negativa fra Bund e DAX. Swissquote mette a disposizione ambedue le quotazioni, se non sbaglio avevo già fatto, eccola qua. Questa è una correlazione, ad esempio Bund e DAX, come potete notare in un time frame di medio lungo termine è ovvio che se il Bund si apprezza e il DAX scende, viceversa.
è abbastanza evidente. Avete mai visto un investitore che compra in maniera massiva azioni e obbligazioni? Di solito compra azioni quando vuole guadagnare rischiando e compra obbligazioni quando dice: sai che ti dico, i mercati sono saliti troppo, mi tiro fuori. Ecco, evidentemente questi deflussi di liquidità che magari riguardano il vostro quotidiano sono semplicemente riflessi poi dell'andamento dei mercati. Bund e borsa devono andare sempre di segno opposto, in direzione opposta, salvo rari casi che abbiamo peraltro sperimentato post-Covid. Però la buona norma, la buona logica ci dice che obbligazioni e azioni sono, tra virgolette, alternative di solito in un portafoglio di investimento tradizionale. La stessa correlazione negativa c'è, cioè, appunto, fra il dollaro e le materie prime, ne ho già parlato, fra il dollaro yen e il gold, non fosse altro perché il gold è quotato in dollari. Quindi se il dollaro yen è in qualche modo indicativo del dollaro in quanto ce l'ha il numeratore, quindi dollaro yen sale, dollaro sale, il gold, vedrete che scenderà, e viceversa, questo sempre in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Ovviamente l'avete già visto, Standard & Poor's 500 euro dovrebbero andare nel lungo termine in direzione opposta. Cosa dico con questo? Cosa dice Pietro? Ragazzi, se vedete schizzare al rialzo l'oro a un certo punto della giornata, state attenti, date un'occhiata alle azioni, date un'occhiata allo Standard & Poor's. Teoricamente, se l'oro schizza al rialzo, le azioni dovrebbero schizzare al ribasso e viceversa. Salvo rari casi. Questa è la regoletta di base che guida l'andamento dei mercati. Una correlazione logica che pochi conoscono, ma che è molto tradabile, è ad esempio quella negativa, quindi inversa, fra petrolio e dollaro CAD. Tutti quando parlano di petrolio pensano a che cosa? All'Arabia, ai sauditi. Non dimenticate che il Canada è un estrattore di petrolio e venditore di petrolio massivo. Quindi evidentemente il dollaro Canada, che ha il Canada, il CAD al denominatore, si deprezzerà, quindi il CAD scende, quindi il dollaro CAD sale, quando il petrolio crolla e viceversa. Volete una sintesi di quanto vi sto dicendo? Guardate, abbiamo concluso con questo. Se io prendo il grafico del petrolio, lo mettiamo sempre pulitissimo, e vi prometto davvero che abbiamo concluso, non è uno scherzo, e vado a sovrapporre a questo grafico l'andamento del dollaro Canada, ricordandovi che il CAD è al denominatore, quindi un grafico di dollaro Canada che sale vuol dire che si comprano dollari, non dollari canadesi. Eccoli qua. Signori e signori, la correlazione evidentemente è logica. Oh là, dove? Ci riuscirò. È inversa, guardate che bella, fra petrolio e dollaro Canada. Probabilmente molti di voi non ne hanno mai sentito parlare. Il Canada è un'economia in cui quando il petrolio scende si sfiora la problematica a livello sociale, perché vivono di export di petrolio, ed evidentemente se il petrolio sale il dollaro Canada si apprezza, il che vuol dire che dollaro CAD scende perché CAD è il denominatore, e viceversa quando il petrolio crolla succede un patatrac e il dollaro si rafforza prepotentemente. Correlazione molto negativa fra i due, che si vede evidentemente sia nel breve che nel medio lungo termine. Ricordando questi piccoli passaggi, ovviamente lo dollaro e il dollaro yen al contrario, correlazioni positive fra due titoli di una banca, eccetera, eccetera, ma non voglio evidentemente annoiarvi più di tanto. Credo di avervi trasferito la mia, come dire, conoscenza e presumo competenza sul fenomeno Intermarket. Spero di avervi trasferito l'importanza di fare un'analisi preventiva di questo tipo. A me ha aiutato tanto. Parto però da un presupposto, perché molte volte ci sono dei faciloni quando si parla di mercati finanziari. Tutto ciò che mostriamo non dura in eterno, va sempre verificato. Vi ho fatto una premessa fondamentale: fino al Covid i mercati azionari viaggiavano in parallelo col dollaro forte, post Covid sono viaggiati in correlazione negativa col dollaro, hanno apprezzato il dollaro debole. Non è difficile capire qual è il driver del momento, non è difficile qual è il tema che i mercati stanno sviluppando. E di per sé quindi non è difficile seguire questo tema piuttosto che lavorare random, in maniera randomica e casuale sul mercato. Tutto qua, con questo è tutto, grazie a tutti, spero di non avervi annoiato, sono le 15:23, grazie ovviamente a SwissQuot che ci ha ospitato, e vi do appuntamento fra 15 giorni per la puntata numero 5 di questo mini percorso nel mondo di Pietro Pacello. Mi permetto di... Grazie Pietro, tra l'altro ne approfitto
Sì, di ricordare a tutti che ci si iscrive sempre su swissquote.com, poi si va direttamente nella pagina italiana. Dobbiamo ancora caricare le prossime puntate, ecco, quindi a breve poi troverete sul nostro sito proprio la possibilità di iscrivervi. Per quanto riguarda appunto il nostro sito, trovate tutte le informazioni. Andiamo ancora a far vedere i contatti. Per chi volesse contattare Pietro, info@pietropacello.com è la mail corretta, anche per magari approfondire con ulteriori corsi, magari anche privati. Quindi questo è il contatto di Pietro. Per chi volesse avere più informazioni relativamente ai servizi di Swissquote, contattate tranquillamente il collega Dante, dante.buonsanto@swissquote.com. Se volete scaricare una demo, perché magari ancora non siete nostri clienti, non avete ancora la nostra piattaforma, questo è sempre lui il sito di riferimento. Poi cliccate su iniziare a operare, potete trovare sia la piattaforma per il Forex che la piattaforma per il trading o entrambe. Vi ricordo che quando siete nostri clienti avete già la possibilità di accedere al portale personalizzato, perché già avete mandato documenti e tutto. In un attimo si crea un conto trading, quindi se già magari fate trading con il Forex e volete usare gli indicatori, gli expert di Pietro, basta aprire dallo smart, dal nostro sistema, proprio un nuovo conto MT4, per esempio, lo fate davvero in pochissimi secondi. Quindi continueremo ancora il nostro percorso con Pietro stesso, non siamo ancora arrivati a metà, se non sbaglio, giusto? Beh, sono 12 puntate, questa è la quarta, quindi ci siamo, non siamo ancora al giro di boa. Perfetto, grazie a tutti, rimaniamo a disposizione per tutti gli altri approfondimenti, vi auguro buon fine settimana, grazie mille Pietro. Grazie a voi, ciao Stefano, buon weekend ciao. A tutti.